para Endovascular TV. Estoy con Lorenzo Tesari, creo que no tengo que presentarlo, todos ustedes lo conocen. Io sono afortunato della tua compagnia. Grazie, grazie Fidel. È un onore per me essere qui, è un onore grandissimo di avere conosciuto in Spagna tantissimi amici. Il più caro che ho non è qui ora, ma è a Granada ed è Antonio Luis Cabrera, che io stimo come un grande fratello, e lui che ha iniziato il mondo della scleroterapia con schiuma, e lui che ha cambiato questo mondo con i suoi insegnamenti iniziali, poi evoluti da altri, e come il fratello, come il sottoscritto e così via. E parlare in Spagna di scleroterapia con la schiuma è un grande onore, e io sono molto felice che Fidel mi abbia chiesto questa chiacchierata con voi. Muchas gracias. Le diré a Antonio Luis ahora, en cuanto terminemos, lo llamaré para decirle que le manda un abrazo y que habla también de él. Para hablar de espumas, siempre te hemos llamado. En nuestros cursos de escleroterapia del capítulo, en nuestros congresos, la verdad es que incluso eres un miembro de honor de nuestra sociedad flebológica. Por tu trayectoria, no solo por haber hecho un método de espuma y sobre todo por habernos explicado todo el mundo de una forma tan, tan abierta y tan altruista y tan, tan fuera de secreto cómo se hace. Nadie mejor que tú para contarnos lo que es la evolución del tratamiento. Yo no sé en italiano, mi italiano es muy corto, pero ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Allora. Grazie davvero, io devo anche, è vero, ringraziare il capitolo spagnolo di flebologia che mi ha onorato di farmi membro d'onore del loro gruppo. Allora, da dove partiamo? La scleroterapia comincia negli anni 1850, quando venne inventata da... la siringa ipodermica, e poi diciamo la scleroterapia ebbe un bruttissimo periodo perché era causa di flebiti settiche e spesso mortali, e questo ha portato ad essere annullata fino ai primi anni del Novecento, quando qualche grande personaggio come Benedetto Schiassi riuscì a mantenerla viva. Il problema è che nei primi anni del Novecento sono nate tantissime tecniche chirurgiche, quelle che vengono utilizzate ancora ora, come la tecnica di Mayo, la tecnica di Babcock, la tecnica di Narat, la tecnica di Lepiver, eccetera. Per cui l'invaginazione di Keller sono tutte tecniche del 1905. La scleroterapia è rimasta viva grazie a pochi personaggi importanti come poi Raymond Tourné, Carl Sieg, George Fagan e Glauco Bassi. Questi sono quelli che hanno mantenuto una scleroterapia prima dell'era degli ecografi estremamente importante, estremamente valida. E però la scleroterapia non aveva lo stesso passo, la stessa capacità della chirurgia, fino al grande momento. La chirurgia nel frattempo si è evoluta verso tecniche endovascolari come il laser, la radiofrequenza, la crioterapia di Lepiver, il vapore e ora il cianacrilato, quindi la colla. Queste tendenze chirurgiche sono state molto spinte poi anche dalle industrie farmaceutiche, dalle industrie che producono questi prodotti. Il risultato è che finalmente nel 99-2000, anche un po' prima, negli anni 90, inizia quella che è il rinascimento della scleroterapia grazie all'avvento della schiuma. La schiuma, come dicevo, era stata prima in maniera artigianale usata
da Orbach nel 1944, poi da Van der Strikt, da Van der Strikt ad Antonio Cabrera e gli altri, il grande cambiamento sono state due cose. Una è la schiuma cosiddetta industriale, che ora è prodotta in America, che si chiama Varitena, e l'altra 15 anni fa, quando il sottoscritto inventò questa tecnica, che è la tecnica del tourbillon, per produrre la schiuma fra due siringhe. Il risultato è che tutto il mondo ha utilizzato questa schiuma, io ho diciamo diffuso in tutto il mondo questa tecnica, è che ormai più di 2 milioni di iniezioni sono state fatte con questa metodica, con problemi avversi pochissimi, se non relazionati a quelle che sono l'uso e diciamo la difficoltà di capacità individuale nel fare questo tipo di trattamento. Sicuramente questa è stata la grande cambiamento della scleroterapia, ma di tutta la flebologia. Perché? Perché dobbiamo anche pensare che tutto quanto quello che noi diciamo, vale a dire tutto quanto quello che è stato creato dall'industria per il laser, la radiofrequenza e il Clarivan, che è qui vicino a me, eccetera, è tutto fatto per trattare 30, 20, 30 centimetri di asse safenico. E tutto il resto delle varici chi lo deve trattare? E tutto il resto delle varici come si tratta? Quindi per un piccolo tratto c'è un monton di tecniche, e poi tutto il resto si risolve con la scleroterapia con schiuma. Questo è quello che io penso. Tu sei d'accordo? Totalmente. Totalmente. Lo importante è che además la espuma permite acoplarse a cualquier otro tipo de técnica, antes, durante o después. Sì, quello che è importante nel nostro mondo, la rivoluzione di questi ultimi 50 anni, sono un ecografo, che è lo strumento indispensabile per qualunque flebologo. Non si può fare flebologia senza avere un ecografo in mano. E l'ecografo ti permette di studiare il paziente, di progettare una tecnica, di fare la scleroterapia con la schiuma, con il grande vantaggio di poter avere un mezzo di contrasto. È come fare una flebografia, è la stessa cosa. Ti permette di vedere dove inietti, quanto inietti, come inietti, e ti permette di controllare a distanza di tempo i risultati e se necessità di fare un nuovo trattamento. Totalmente d'accordo. Non si può trattare venas sin eco. Sin eco e sin, la indicación e sin foam. Per il trattamento e per il seguimento. Certo, e senza schiuma. Il mondo della flebologia non può esistere senza ecografo e senza schiuma. Totalmente d'accordo. Grazie. Grazie. Mille. Grazie, grazie, grazie.